come una vendetta verso la nuova era dello spirito attraverso Pietro Ubaldi. Si tratta di equilibri di forze, le cui spinte si potrebbero calcolare tanto esattamente come qualità e quantità. Si proporzionano causa ed effetto, azione e reazione. Questa reazione riequilibratrice è fatale. La legge non ammette perturbazioni e se una violazione avviene, poiché l'uomo è libero, l'effetto non può ricadere sulla legge, ma sull'uomo. A questo è permesso di sperimentare a proprie spese e di imparare sbagliando, ma non è permesso di alterare il funzionamento dell'universo. Questa reazione ricostitutrice di equilibri da parte delle forze della legge può apparirci come atto di giustizia dalla parte di Dio o anche come punizione per la colpa. Ai primitivi può apparire come una vendetta. Il dolore non è allora un fallimento o una sconfitta, ma un mezzo provvidenziale di riparazione e una prova nella palestra delle sperimentazioni umane. Essendo compensazione espiatoria e una scuola, esso diventa un ritorno all'ordine e un metodo di acquisto di qualità, cioè un mezzo di autoelaborazione, cioè un fattore di evoluzione. Così il dolore si trasforma. Non è più, come nella concezione comune, un ostacolo alla felicità, ma è un istrumento utile, un mezzo per raggiungere la felicità. Non è più una maledizione o una vendetta di Dio, ma una benedizione e un aiuto. Non è più una vergognosa posizione di inferiorità, ma un nobile istrumento di redenzione. Appena si comprende la logica del sistema che regge l'universo, appare subito l'assoluta giustizia e immensa bontà di Dio.